Una cosa emerge con assoluta chiarezza, che la Russia colpirà gli Stati Uniti colpiranno la Russia e la distruggeranno. Moriremo come martiri. E voi morirete come cani. Ma sarà il secondo atto. Il primo atto di questa simulazione fatta dagli americani è che l'Europa sarà distrutta in 2 giorni. Totalmente. Noi non esisteremo più. In 2 giorni, pensate, si vede chiaramente, cioè i primi missili arriveranno sull'Europa, perché l'Europa sarà la sede dei missili di attacco. Certo, scusate, certo. Noi abbiamo, pensa soltanto alla Sicilia, noi abbiamo il muro in Sicilia, al centro della Sicilia abbiamo uno dei centri di comando attraverso cui tutto il sistema dell'attacco americano sarà governato, attraverso il MUOS. Quindi i russi che cosa fanno? Studiano sulla carta geografica la situazione e dicono il primo colpo deve finire proprio lì. Quindi il progetto dell'eventuale installazione in Ucraina di una base NATO che poi vorrebbe o voleva puntare i missili su Mosca in questo momento è fallito. Non dimentichiamo un punto che non ho toccato, la Crimea è la sede della base militare più importante della Russia, nella parte sud, la base navale. Sevastopoli è una gigantesca base navale russa, lo era anche prima, anche sotto l'Ucraina c'era l'area di Sevastopoli che era interamente russa. Il problema è che in tutta questa crisi che adesso ho descritto come una crisi per provocare la Russia e avviare un grande scontro, non subito necessariamente mondiale, ma un grande scontro politico che è in atto, sanzioni e tutto il resto, allargamento della NATO, altro passaggio, cioè l'Occidente non ha smesso, ma che cosa sta accadendo? È che l'America non è più l'America, perché è ancora aperto il discorso dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO e dell'altro ingresso della Georgia nella NATO, questi due punti sono aperti. Quindi ci sono alcuni paesi dell'est come punto caldo che sono, tra virgolette, una minaccia per la Russia, potrebbero essere una minaccia per la Russia. Se guardiamo la carta, peccato che qui non abbiamo, sarebbe bello vedere la carta. Se voi guardate la carta europea e cominciate dal nord estremo, Repubbliche Baltiche, Estonia, Lettonia, Lituania. Poi scendi giù c'è la Polonia, poi scendi giù c'è la Bielorussia che per adesso la lasciamo da parte, è russa, però poi c'è la Bulgaria, la Romania, è come un arco, una mezzaluna. La NATO è diventata padrona di tutti i confini, praticamente tutti salvo la Bielorussia, con la Russia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire portare avanti le basi missilistiche. E le basi militari nell'immediata vicinanza della Russia. Rimangono soltanto 2 punti, una è la regione di Kaliningrad, che è russa, e l'altra è la Bielorussia. Questi due sono gli unici 2 punti dove la NATO non tocca direttamente. E questo nella storia degli ultimi 100 anni non è mai accaduto, così vicini. Quindi la NATO si è già inglobata tutta l'Europa centrale. Adesso cosa gli manca? Gli manca l'Ucraina per portare i suoi missili a 500 km di distanza da Mosca. Ora, sempre quasi rimanendo alla fine di questo punto geopolitico del mondo, Putin mi sembra che per la prima volta abbia detto: se voi mi mettete i missili qua, io l'attacco preventivo lo faccio io, perché io non ho il tempo, se voi mi sparate i missili nucleari in 3 minuti, di difendere il mio territorio. È così? È una notizia fake? No, è esattamente quello che sta succedendo. Per questa ragione in America cominciano ad avere dei dubbi. Ecco. Perché? Perché con i nuovi missili che lui ha creato, pare che abbia detto: io l'attacco preventivo, la Russia non attaccherà mai per prima, ma se voi mi mettete i missili alle frontiere della Russia, io sono costretto a fare un attacco preventivo. No, lui non dice questo, lui dice semplicemente che dice il contrario. Putin non ha detto mai questa frase. La Russia non prevede un attacco preventivo. Sì. Dice:
se voi porterete i vostri missili troppo vicino, noi avremo a disposizione 4-5 minuti per rispondere. Esatto. Però lui ha anche detto, noi abbiamo già gli strumenti per fermare un vostro attacco preventivo. O meglio, sappiate, qui c'è una frase che quando lui l'ha detta mi ha colpito moltissimo, perché è una frase che è difficile perfino da tradurre nella sua brutalità. Lui ha detto, se ci attaccherete, noi saremo noi martiri. Moriremo. No, lui ha detto di più. Se ci attaccherete, noi moriremo tutti come dei martiri. Punto. Punto. Ma voi schiatterete come dei cani. Questa è stata la frase. Che è diverso. Se riuscissi a tradurlo dal punto di vista militare, come lo tradurresti? Lo tradurrei con quello che Putin ha detto nel 2018, quando ha riunito l'Assemblea Federale Russa e ha fatto un grande discorso, credo che l'abbiate visto, su sì. Pandora l'avete visto. Sì, 3.000 giornalisti mi pare. Sì, no, cioè, no, in quel caso era l'Assemblea federale, non la conferenza era stampa, il Consiglio sì. della Federazione, la Duma. Sì. In una grande sala con uno schermo gigantesco, sì, sì. Lui ha fatto vedere sì, tu hai fatto la traduzione, il sistema sì. di difesa della Russia. Lui ha detto cose molto importanti, perché... Non a caso in Mondovisione, ovviamente. Sì, no, in Mondovisione nel senso che nessuno in Occidente ha mostrato quelle immagini. Sì, però lui le ha fatte arrivare. Silenzio, le ha fatte arrivare, le ha prodotte, noi primi le abbiamo esatto, date. Ma l'Occidente non è stata fatta vedere questa cosa. Si guarda bene. Perché queste cose qui non si devono sapere. Certo. Perché lui ha spiegato tutto, molto chiaro. Lui ha detto... Voi state cercando di costruire un sistema di difesa contro i nostri missili che vi consentirebbe, tra virgolette, di attaccarci senza subire il colpo di risposta. Questa era l'uscita degli Stati Uniti dal trattato antimissile balistico esatto. del 1982. Significa questo, gli americani sono usciti unilateralmente da un'intesa tra le due potenze, ai tempi sovietici, sì. in cui era detto né voi né noi ci costruiremo un sistema che impedisce la risposta a un attacco. Siccome voi potete attaccare noi, ma noi possiamo attaccare voi, se decidiamo di non fare un sistema antimissile siamo pari. L'equilibrio garantisce la non guerra. Teoricamente. Ma nel momento in cui gli Stati Uniti dicono, con Bush, sì. 2002, noi usciamo unilateralmente dal trattato ABM, antimissile balistico, cioè ci facciamo il nostro sistema di difesa. Da allora gli Stati Uniti hanno continuato a costruire il sistema di difesa antimissile. Solo che per costruire questo sistema non solo è molto costoso, ma ci vuole tempo e tecnologia. E non ci sono ancora riusciti. Ecco. Allora, qual è il modo? Avvicinare il più possibile i loro missili al territorio di partenza, in modo tale che se l'America decidesse di fare un attacco e la Russia rispondesse, i suoi missili sarebbero colpiti nel momento in cui si alzano in volo. Non solo in alto, quando sono in orbita, prima. Nel momento in cui si alzano in volo, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 500 saranno fermati e non arriveranno mai in America. Quindi Putin che cosa ha detto? 2018, inizio... Schiatterete come cani. Inizio 2019. Noi abbiamo già costruito dei missili che voi non potrete fermare comunque. Noi moriamo come martiri, ma voi morirete comunque. Voi morirete come cani. E gliel'ha fatti vedere. Sono sì. una serie di tre tipi di missili, adesso non ricordo più i nomi, ma... Credo sia il Satan 2, l'hanno chiamato così. Uno dei tre, adesso non mi ricordo Satan più. 3, sì. Non mi ricordo più i loro nomi, ma sono tre tipi di missili di crociera, sì. non più balistici, cioè missili che volano sì. bassi, che volano a velocità 5-6 volte la velocità del suono. Quindi Mach 5, Mach 6, Mach 6. Mach 5, Mach 6. Il che vuol dire, e non solo, ma uno di questi
è in grado di partire a 1200 km di distanza dal bersaglio. Cioè a dire, è come, sarebbe come dire che c'è un aereo che sta alla punta estrema della Sicilia che può colpire un bersaglio che sta a Parigi, sì, più o meno, alla velocità di 5 volte la velocità del suono, impossibile fermare, che non è raggiungibile in nessun modo da nessun sistema antimissile, che se viene diciamo così, individuato dai radar comunque non è fermabile perché è troppo veloce, e che può quindi distruggere in un colpo solo un'intera flotta militare, cioè tutte le flotte americane in qualunque zona del pianeta si trovino possono essere annichilite nello spazio sì e no di 6-7 minuti. Quindi schiatterete come cane. Non c'è il sistema di difesa antimissile che consentirebbe agli Stati Uniti di attaccare impunemente la Russia e la Cina. Quindi Cina hanno dubbi e stanno fermi. Quindi, per quello che sto dicendo, qui siamo al punto, volevo cominciare con questa battuta, ma è meglio farla adesso. Sì. I prossimi 5 anni, cari amici, saranno decisivi per questa storia. L'America non si ferma. L'America punterà ad avere questo sistema, ci sta provando in tutti i modi. Gli stanziamenti che sono stati fatti quest'anno per la difesa militare, tra virgolette, americana, sono di quasi 400 miliardi di dollari. Cifra da sola impressionante. Impensabile. Che cosa serve? Serve per costruire questo. L'America deve mettersi in condizione di attaccare, per quello che noi siamo tutti in pericolo. Certo. E questo avverrà nel corso dei prossimi 5-6 anni. Quindi quello che vi volevo dire all'inizio è, cari amici, i prossimi 5-6 anni saranno l'inizio del ballo di San Vito. Non è un momento di calma, è il momento in cui si decideranno i destini del pianeta. E è un momento delicatissimo, perché questo equilibrio è oscillante. E dipende anche dalla psicologia. Non è solo che Putin ha delle armi come quelle che vi ho descritto. Sì. E le ha. Sì. E le ha. Il problema è che il gruppo dirigente degli Stati Uniti è convinto di poter vincere. È convinto che bisognerà, in un modo o nell'altro, attaccare. Lo dice e lo scrive. Io ho pubblicato il documento che è stato approvato dal Pentagono ed è stato poi approvato dal Senato degli Stati Uniti e dalla Camera dei rappresentanti, in cui è detto esplicitamente guerra imminente. Si parla di guerra imminente, si dice in quel documento che la guerra contro il terrorismo internazionale è finita e che adesso di fronte agli Stati Uniti ci stanno due grandi nemici, che si chiamano Russia e Cina. Lo dicono esplicitamente. È scritto esplicitamente. E poi c'è anche un'altra frase che è ancora più drammatica. Si dice in quel documento, e ripeto, quel documento è stato approvato dai parlamenti più importanti dell'America, il che vuol dire che l'intera classe dirigente americana è di questo convinta. E questo è il pericolo più grave. Perché in una situazione in cui tutto è basato sulla percezione di quello che puoi fare, la tentazione, soprattutto in condizioni di grande nervosismo, di cui parleremo fra un minuto, sì, se abbiamo tempo, sì, che sta dominando l'America, che è divisa in due fazioni. Adesso ci andiamo. Ecco, no, ma voglio concludere questo punto. In una, sì, situazione del genere, in cui hai fretta di liquidare il nemico, sì, perché altre crisi molto più grandi vengono dal tuo interno e tu non sai dominarle, e certo, quindi hai bisogno di liquidare, togliere di mezzo tutti quelli che possono utilizzare la tua debolezza, allora a questo punto il pericolo è molto alto, perché sì, l'errore è più grave sarà ancora altissimo. Questo è il quadro. Quindi la terza frase che non ti ho ancora citato è questa. Loro dicono: dobbiamo prepararci ad una guerra che potrà prevedere enormi perdite umane. Enormi? Enormi, senza precedenti.
perdite umane per la popolazione degli Stati Uniti d'America. Cioè loro stanno ipotizzando una guerra di cui loro sanno già che milioni di americani periranno, che è la prima volta nella storia degli Stati Uniti. Non è mai stato detto una cosa del genere. E non può non essere che è una guerra nucleare. Quindi vuol dire che questi signori, mentre votano questo documento, fanno sapere che sono pronti a questa eventualità. Certo. Pronti a questa eventualità. Quindi, come capite, siccome l'ultimo punto che va aggiunto, noi come Pandora abbiamo pubblicato recentemente una simulazione di questa ipotetica guerra. Non l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo pubblicata, è la simulazione dell'Università di Princeton. Quando io l'ho ricevuta, l'ho vista, me la sono guardata, ho visto che è una ricostruzione fatta in modo molto tendenzioso, cioè è piena di errori, soprattutto attribuisce alla Russia l'intenzione di attaccare per primi. Va bene, tutto questo è falso. Ma la loro simulazione è impressionante, andatela a vedere, scrivete Princeton quando vedete Pandora e vedete la simulazione. Una cosa emerge con assoluta chiarezza, che la Russia colpirà gli Stati Uniti colpiranno la Russia e la distruggeranno, moriremo come martiri. E voi morirete come cani. Ma sarà il secondo atto. Il primo atto di questa simulazione fatta dagli americani è che l'Europa sarà distrutta in 2 giorni. Totalmente. Noi non esisteremo più. In 2 giorni, pensate, si vede chiaramente, cioè i primi missili arriveranno sull'Europa, perché l'Europa sarà la sede dei missili di attacco. Certo, scusate, certo. Noi abbiamo, pensa soltanto alla Sicilia, noi abbiamo il muro in Sicilia, al centro della Sicilia abbiamo uno dei centri di comando attraverso cui tutto il sistema dell'attacco americano sarà governato attraverso il MUOS. Quindi i russi che cosa fanno? Studiano sulla carta geografica la situazione e dicono: il primo colpo deve finire proprio lì esattamente. Quindi l'Europa sarà colpita subito, immediatamente, nel corso delle prime 10 ore, da un attacco nucleare distruttivo. Non esisterà più Roma, non esisterà Milano, non esisterà Napoli, noi saremo liquidati in 48 ore massimo. Lo dicono loro, una qualunque simulazione di una guerra di questo genere sarà una totale distruzione dell'Europa. Poi quello che succederà altrove sono fatti loro, ma noi siamo noi il moriremo primo bersaglio. Moriremo subito. Ecco, quindi tu capisci che se il popolo italiano venisse semplicemente informato di questo dettaglio, cambierebbe molto cambierebbe. Certo. Noi non avremmo per esempio comprato i 90 F-35, certo, che saranno caricati di bombe atomiche, ma che non riusciranno neanche a alzarsi in volo. Certo. Di questi 90, supposto che ce ne siano in grado, se ne alzeranno in volo 2 o 3, gli altri saranno distrutti a terra. Gran parte del nostro sistema difensivo sarà annichilito da 2 o 3 bombe atomiche. Questo la gente non lo sa, ma noi siamo in questa situazione, esattamente in questa situazione. Poi c'è qualcuno che dice: ma no, ma non lo faranno, vedrai che non lo faranno perché prevarrà la ragione. Ma come si fa a immaginare che prevalga la ragione in una situazione come quella che descrivo? Quale ragione? Quando Putin dice che nel caso di una guerra di questo genere noi abbiamo a disposizione sì e no 5 minuti per decidere. Certo. Se partono i missili, come faccio a fermarli? I missili che sono adesso in Bulgaria, Romania, nelle Repubbliche Baltiche ancora non li hanno messi, ma li metteranno, Polonia sicuramente, e poi diverrà l'Ucraina a 500 km di distanza. Com'è che un dirigente, Putin, cammina con la borsa atomica, non si vede mai, ma sta 5 metri, 5 dietro. Metri dietro. Come fa il tempo stesso di ricevere l'avviso? Nemmeno il tempo di aprire la valigetta, fermarsi un attimo, andare in una stanza. Voi capite che siamo in una situazione che è legata a dei computer. E poi l'ultimo capitolo, ma non so se ce la facciamo a discuterlo oggi, è perché lo che dico 5 anni? Il 5G. Adesso ci arriviamo, aspetta, dobbiamo parlare.